Le migliori sete dai mastri tessitori di Randellac. Venite, sentite che morbidezza. Bistecca di Chocobo, salsiccia di Chocobo, carni pregiate di allevamento, non come i vecchi Chocobo venduti altrove. Su, assaggiate. Peperoni e piselli, fagioli e bietole, qualunque cosa serva per lo stufato ce l'ho. Senatini, cure, ricostituenti. Avanti, guardate, è tutto fresco. Sedativi, cure, ricostituenti. Unguenti, balsami, cataplasmi. Sedativi, cure, ricostituenti. Unguenti, balsami, cataplasmi. Vi interessa una pozione, mia signora? Forse un unguento per lenire i dolori del viaggio. Mi spiace. Ti auguro il meglio, ma... Che la madre vi guidi. Sedativi, cure, ricostituenti. Unguenti, balsami, cataplasmi. Sbaglio, non ha il sedativi, segno. Sedativi, cure, ricostituenti. Il simbolo, il marchio. Cinque anni dopo. Vabbè, raga, sto a viaggiare. È bello rivederti, Sid. Sid, che hai scoperto? I portatori sono rinchiusi in un vecchio tribunale ai confini cittadini. E credo di non doverti dire chi c'è di guardia per assicurarsi che non fuggano. Le guardie private di Kupka. È una trappola. E sembrerebbe anche piuttosto evidente. Un'altra. Ma che cosa spera di ottenere? Libererò i prigionieri prima del tramonto. Tu non farai niente del genere. I nostri compagni non hanno dato la loro vita per farti tagliare la gola in questi maledetti bassi fondi. Dovremmo lasciare i prigionieri a soffrire. Non ho detto questo. Intendevo dire che non devi andare per forza tu a liberarli. Dannazione. Sei testardo proprio come il vecchio Sid. Solo non dire che non ti avevo avvertito. Ora sei Sid, e se dovesse accaderti qualcosa, sarebbe la fine. Ora siamo Sid. Abbiamo ereditato il suo ruolo, molto probabilmente, però... In 5 anni, sono passati 5 anni, che è successo al mondo? Che è successo a noi? Abbiamo cancellato il marchio? Ma che è successo alla nostra gente? A tutti quelli che proteggevamo? No, ragazzi. Vi prego, non sappiamo niente! Stiamo dicendo la verità! Vi aiuteremo, davvero! Ma voi ci state già aiutando! Perdonatelo, mio signore! Non intendevo offendervi! Taci tu! Nessun segno di Yugo. Secondo me disprezza le trappole dei suoi sgherri quanto noi. Allora sarà facile. Fateci del male! Vi scongiuro! Dovete stare zitti, feccia marchiata! Andrà tutto bene. O lui però è troppo un figo, eh. Riequilibriamo lo scontro. Ci sono obiezioni. Ok, adesso è doppiamente figo. Il fuorilegge! Quello è Sid! Ma ci vanno le guardie. Andiamo! Forza. Sid! Utilizziamo il potere del tuono. Certo, che figata, ragazzi, eh.
Va a chiamare gli altri! Oh, mamma mia, che figata! Portatori? Al sicuro. Il potere del fulmine. Ragazzi, sono passati 5 anni. Io ho il magone. Devo processare tutto quello che abbiamo visto. Perché è morto Sid. Abbiamo preso il suo potere. Ma poi è successo di Joshua, che ha rinchiuso dentro di sé Ultima. Voi direte, come Ultima? Perché lo conosci? Ragazzi, Ultima Weapon. Cioè, è solitamente il boss segreto. È la roba più potente che esiste in tutti i Final Fantasy. Però solitamente è roba opzionale. Cioè, tipo il boss segreto che tu sconfiggi dopo l'endgame e robe varie. Qua è il nemico principale, credo. Ah, guardate, invece di lanciarci verso i vari personaggi, gli spariamo. Vediamo un po'. Sid morirà qui! Vediamo un po'. Ah, la giro così. Ma niente di che. Oddio, pensavo... Ecco. Ok, vabbè, la dobbiamo imparare, ragazzi. Altrimenti... Oh madre Maria. Però adesso ce ne abbiamo tre, vedete? Vediamo l'altra qual è. Ok, schianto collaterale. Però ragazzi, così che sparo fulmini. No, vabbè. Il fuorilegge è qui. Voglio la sua testa. Oh, qui ce l'hai. Quanti ce ne sono? Capitano ti manda i suoi saluti. Capitano, Ano? Cioè, ne puoi sparare 6 e poi boom! Ah, e poi con cadeni. Clamoroso. Ancora. Adesso basta. Fatelo giocare imparare, con il gattino. Con il gattini? Hanno un animaletto. Ah, come si chiamano questi? Aspetta! C'hanno un nome particolare. Pagherai per ciò che hai fatto, Sid. Sono creature veloci. Allora noi lo saremo di più. No, la pantera. Però ragazzi, concentriamoci sul combattimento. Cerchiamo di mixare le nostre varie abilità. Poi ragazzi, sicuramente è mezzanotte, quindi vale sempre il solito discorso. Dobbiamo imparare. Ma non serve neanche che divento Ifrit. Oh mamma mia, quanto gli ho tolto! 21.000! Non è il mio record, vero? No, mi sa che non è per niente il mio record. Mamma mia, ragazzi, mia! Mio Dio! Mio Dio! Cosa siamo diventati? Ma io devo scoprire adesso che sta succedendo qui, su. Anzi, che è successo? Ovviamente ci dobbiamo vendicare assolutamente per tutte le morti. Al diavolo! Avviseranno Yugo. Lasciali. Oggi è già stato sparso abbastanza sangue. Assassino! Tutti i nostri amici sono morti per colpa tua. Hai capito o no? Ci hanno usati come esche. Esche per stanarvi dal vostro dannato buco. Tutto perché non potevate lasciare le cose come stavano. Che cosa sei venuto a fare qui? Non abbiamo chiesto di essere salvati! Volevi essere ringraziato! Non ci perdoneranno! Siamo tutti marchiati! Per 5 anni abbiamo lottato per dare una vita migliore a quelli come noi! Per poter essere trattati come dei pari! Non è quello che volete! Vogliamo soltanto che ci lasciate in pace! Tutte le volte che vi mostrate, siamo noi a soffrire! Va bene. Mi dispiace. Ce l'aveva detto Sid che le cose sarebbero peggiorate prima di migliorare. Lasciateci in pace.
È la nostra casa. È qui che vogliamo restare. Sid l'aveva detto che sarebbe stato difficile. Ah, ecco. Lo capiranno. Se lo dici tu. Ora andiamo. Quindi ragazzi, ci viene richiesto di tornare al vecchio rifugio, nelle terre morte. La notte di 5 anni fa, distruggemmo il loro simbolo di speranza, ma non diremo mai il motivo. Per questo ci credono la causa delle sofferenze. Agiamo per dare loro un futuro, ma ciò che vedono sono le condizioni attuali. Un bubbone va prima inciso per farlo guarire. Continuo a chiedermi se abbiamo fatto la scelta giusta. Quando Sid ha detto di voler creare un mondo dove potessimo scegliere per la nostra vita, non gli interessava che le nostre scelte fossero giuste oppure no, ma che fossero nostre. Mi manca. Un mondo in cui vivere e morire da pari. È questo che voleva. Che vogliamo tutti. Ecco il perché del suo nome. Ed è per questo motivo che portiamo avanti le sue idee. E non permetterò in alcun modo che qualcuno ci ostacoli. Ci siamo, piccioncini. Casa, dolce casa. Cioè? Un'aeronave... Decaduti? Casa, dolce casa. Otto ha chiesto notizie di te. È meglio se vai da lui. Ah, mai un momento di noia. Salve a tutti ragazzi e bentornati in Shosha. Siamo tornati con Final Fantasy 16 e io spero di darvi il benvenuto in questa nuova puntata. Avete capito che ho un po' di difficoltà nel dividere le puntate, ma se questo video supererà 10.000 mi piace subito in 24 ore, domani vi porto un episodio XXL, ma ad leccarvi i baffi. Ma questo per noi è davvero un nuovo inizio, la nostra nuova casa, il nostro nuovo rifugio. C'è stato un time skip, sono passati 5 anni da quella che secondo me è una delle puntate più belle di questa serie, una delle cose più fighe di cui ho avuto esperienza in un Final Fantasy. Siamo noi il nuovo Sid, adesso vogliamo portare avanti e gli ideali e quello che erano le volontà di un uomo che ci aveva accolto in tutto e per tutto, che ci ha dato una nuova speranza, e noi oggi diamo una nuova casa ai reietti, agli ultimi, agli invisibili di Ciclonia e si spera di tutta Valistea. Ora guardate quanto è più grande il posto e quanta roba abbiamo da esplorare. Ci sono addirittura le camere di Clive, c'è ancora Sharon, insomma... Qualcuno ci dovrebbe essere, c'è il martello nero, c'è addirittura Otto. Vediamo però dove ci troviamo. Ora questa sarà una parte un pelo più introduttiva. Soprattutto ragazzi, come detto, spero che dalle prossime puntate in poi riuscirò anche a darvi una divisione, ok? Migliore rispetto al passato, perché registro tanto, ma vogliamo darvi anche... Sapere cosa è successo a Costnis. Allora, prima di andare alla mensa però ragazzi, e andare da Otto a capire che sta succedendo, io voglio andare ad esplorare e soprattutto voglio scoprire che è successo in questi 5 anni di buio. Sid, resti per un po' questa volta. Quanto è strano che ci chiamano Sid, eh? Allora, intanto ragazzi, andiamo a vedere la nostra Sharon, che cosa ci dice. Sporca di sangue.
In che senso? Beh, non startene lì impalato. Oh, te con occhio solo ce l'hai fatta alla fine, eh? Fino a... non sapevamo che erano loro. Sono sbucati fuori come orde di topi, uccidendo sul posto chiunque si trovasse sul loro cammino. Beh, devo dire, ragazzi, che sembrava molto, molto più tosta rispetto adesso, perché pare ci stanno tutti. Promettimi che non permetterai che un'altra cosa del genere accada di nuovo. No. Che hai portato? Forza! Un bel niente, un bel nulla. Benissimo, nulla. Aumenta i soldi, aumenta l'esperienza e ci aumenta il 20% dei punti. Questo è da comprare, ragazzi. Vediamo, ragazzi, questa è la stanza di Clive. Che cos'è quel tesoro lì? Camera di Clive. Muro dei ricordi. Il giuramento. Realizzato il giorno in cui Clive giurò la propria fedeltà a Sid. Questo frammento di cristallo trafitto da due pugnali è un promemoria di una promessa fatta, di un'amicizia stretta e di un retaggio ricevuto. Non so perché mentre leggevo ho avuto i brividi. Effettivamente, ragazzi, è così. Grazie a il nostro amico che l'ha salvato da quella notte, questo ci ricorderà, e forse anche con questa musica sotto, il nostro giuramento. Allora, forse, ragazzi, sì, andiamo avanti, parliamo con Otto, così lui ci spiegherà un po' meglio quello che sta succedendo in quella che è la volontà di far del bene e il reale, come dire, apporto alla causa, no? È esattamente quello che aveva detto Sid. Prima che le cose migliorino, molto probabilmente peggioreranno. E infatti quegli uomini, quei portatori, sostanzialmente ci hanno maledetto quando ci hanno visto, perché il nostro nome, il nome di Sid il fuorilegge, adesso è conosciuto, e noi stessi ne abbiamo rivendicato la padronanza. È un fardello che ci portiamo. Oh, le cacce, zitti tutti, finalmente. Stamani è giunta notizia delle tue avventure. Victor ti ringrazia. Prego. Quel branco di idioti non mancherà nemmeno a Cucca. E neanche uno dei portatori che abbiamo salvato è voluto venire con noi. Nessuno ci tiene molto a unirsi a un fuorilegge. Ci sono delle novità per caso? Niente di particolare. Gav è ancora via a spiare l'esercito repubblicano. Dovrebbe tornare a momenti. Capisco. Se serve sarò nella sala della mappa. E chi è questa, mo? Non riesco proprio a inquadrarla. Anch'io. Non ci sono posti migliori dello scafo di un'aeronave in pezzi per stare incollati a un libro. Eppure è qui che ha scelto di stare. Avrà di certo le sue ragioni. Ma sbaglio! Oh, questo nuovo Clive è un figo da paura. Cioè, non che io sia attratto in quel senso, però dico, al di là del pensiero che sono passati 5 anni e non si è cambiato, ma questo è un altro discorso. Però adesso col barbone così, con il sigillo cancellato in qualche modo, e con la barba più lunga, mi sembra un buon tenebroso Sid. È il Sid Campeador. Ivian, chi sei? Spero di non disturbare. Una lunariana? Tornato dalla missione? Inizio a pensare che la tua abitudine a sopravvivere non sia dovuta alla mera fortuna. Si potrebbe dire anche di te, Vivian l'immortale. What? Per tua informazione, solo 4 volte hanno attentato alla mia vita. E nessuna di queste è degna di nota. Dunque, a che cosa devo l'onore? Devo credere che tu sia qui per una delle mie lezioni? È così improbabile. Molto bene, allora. Cominciamo dalla situazione del regno? Al momento sembrerebbe trovarsi, chi l'avrebbe mai detto, alla mercé di eserciti e fuorilegge. Beh, aggiornaci principalmente però. Eserciti. Ma non per mancanza di tentativi, giusto, Clive? Ma la vera domanda è: come siamo finiti qui? Aggiornaci tu. Signori miei, è il momento. Sebbene Ciclonia abbia vissuto a lungo sotto il dominio di Sunbreak, non è da molto che la piaga ha cominciato a strappare via sempre più terre. Proprio Nero per questo motivo continuano a muovere guerra ai rivali oltre lo stretto, nella speranza di reclamare qualche pascolo. Ma Walud preferirebbe vendere la spada di Odino che cedere Cineria. Così l'impero paga a caro prezzo ogni singolo filo d'erba sotto gli stivali. Quello era il combattimento tra non Odino e... Non bisogna stupirsi che Silvestre stia puntando al dominio cristallino. Un bersaglio più facile e benedetto da altrettanto etere. Ah sì. Ormai 5 anni fa,
Mentre voi eravate occupati a distruggere Testa di Drago, l'impero ha fatto la sua mossa, soggiogando il territorio neutrale a lui vicino. Come una avevo detto io, non era più facile fare così. Vantava di essere il centro del mondo. Di certo il luogo ideale per stanziare un esercito. E da lì, il Sacro Impero può raggiungere facilmente i gemelli. Il patto di non aggressione era l'unica cosa che li teneva a bada. Ma se l'hanno violato senza alcuna provocazione, è solo questione di tempo prima che ci sia una reazione degli altri. Il Sacro Impero, la Repubblica di Dalmechia, il Regno di Walud e, naturalmente, i nostri amici di Aeran. Mi domando chi sarà a restare quando l'ultima goccia di sangue sarà versata. Speriamo noi. Quindi l'impero, vedete, non c'è più il cristallo, si è spostato a sud, esattamente come voleva fare il re, e ha conquistato questo cristallo. Quindi adesso, diciamo, si può spostare facilmente tra i vari regni. Ora, quello che vedete nero credo che sia il territorio risucchiato dalla piaga. Il problema è che questi lo hanno capito, che è la maledizione dei cristalli che sta facendo avanzare questa piaga, perché sono i cristalli stessi che succhiano etere. E soprattutto, ragazzi, dobbiamo andare a parlare di Ultima e di tutto quello che sta succedendo. E soprattutto, quando noi ci siamo svegliati, sicuramente non c'era già più Joshua, no? Che però ha rinchiuso dentro di sé, ingabbiato in se stesso, Ultima, quell'entità. Ora però, ragazzi, vi ricordo che Joshua era malato. Vi ricordate che tossiva spesso? Credo che sia un po' un conto alla rovescia qua, Capo della fazione responsabile dell'attacco a Testa di Drago. Il suo nome è noto in tutta Valistea. E beh, certo. Però non sanno qual era il Seed giusto, no? Sanno solamente che un Seed ha distrutto il cristallo madre. Ok. Ovviamente non si spiegano il perché, visto che per Valistea è sacra la magia. Oh, Joshua Rosefield! Dominante della Fenice ed ex erede al trono del Ducato. Un essere ultraterreno che Clive ha incontrato nel santuario interno di Testa di Drago. Si è rivolto al Clive chiamandolo Mythos, prima di cercare di fondersi con la sua coscienza. Tuttavia Clive è riuscito a resistere alla creatura, finché Joshua non è tornato dal mondo dei morti per imprigionare Ultima in una gabbia infuocata, sigillandolo poi nel proprio cuore. Mazza, Kingdom Hearts style proprio. Allora, il design è un po' strano, ragazzi. Non so perché mi ricorda un po' Mass Effect. Vabbè, spero, ragazzi, che non sia stato noioso per voi questo momento, ma per me è importante andare a scoprire e approfondire, soprattutto considerando tutta la questione del ricettacolo su chi è veramente Clive. Oh. Appena tornato e già impegnato a risolvere i problemi di tutti. Ti dona, Clive. Si sposa col broncio. Avevo del tutto dimenticato cosa significasse non avere il marchio. Cosa significasse essere me stesso. E tutto questo grazie a te. Il grosso è merito del bisturi. Ah, dimenticavo. Un corriere ha portato una lettera di Gav. È sulla scrivania. Niente Stolas. Va bene, darò un'occhiata. E poi va a riposarti. Beh, non hai il marchio, ma fino a un certo punto, ragazzi, cioè, nel senso, voglio dire, c'è una cicatrice immensa al posto del marchio, dove hai il marchio, quindi secondo me non è che sia, insomma, molto celata. Allora, vediamo che cosa ha il nostro Fabbro, anche un po', ragazzi, per approfondirvi un elemento che chiaramente è un po' secondario. Oh, aspetta, il Levin Bolt, lingua di fuoco e il frammento del fulmine. Eh sì, ragazzi, me la forgio. Tanto a rinforzarla. Questi qui non le posso rinforzare, però allora me la prendo. Modestia a parte, davvero sì. Niente male. Fammela vedere. Bella! Però quanto è ignorante. Te lo sei tolto? Mi stava aspettando. Ce lo siamo tolti, ma mi pare che la gente scappa ancora più lontano adesso che siamo dei fuorilegge. Comunque non siamo ben visti, Amore mio! Otto ha portato una lettera di Gav. È sulla scrivania. Ma Otto il passerotto? Peccato, ragazzi, se solo sapessi leggere. Le mosse della Repubblica, vediamo un po'. L'impero repubblicano marcia contro l'impero a sponde gemelle e gli uomini della roccia sono chiamati al fronte. Scommette qualcosa di grosso, Bonudo in pentola. Grande Gav. Si è giocato un occhio, ma almeno, ragazzi, possiamo fidarci di lui. Che cosa ti ha detto, Gav? L'esercito repubblicano è in marcia. Ha lasciato Hugo Kupka a capo di Randella. Con lui e i suoi uomini occupati a difendere la capitale.
ci saranno meno problemi. Buone notizie, direi. Più che buone. È la nostra occasione, quella che aspettavamo. Guarda quanta strada abbiamo fatto. Tutto quello che abbiamo, gli amici, il rifugio, non sono motivo di gioia. 5 anni. 5 lunghi anni. Se solo potessi controllare il mio potere, avremmo ottenuto molto di più. Ma ogni volta che lo invoco, è come se qualcosa mi trattenesse. Evocare un Eikon richiede un prezzo molto alto da pagare. E il tuo corpo questo lo sa fin troppo bene. Sta solamente cercando di salvarti da te stesso. E i miei fardelli ricadono su di te. Questa nostra missione mi ha portato a dubitare di tutto quello in cui credevo. Ma c'è una cosa che è diventata molto chiara. I cristalli prendono più di quanto danno. In cambio di un conforto momentaneo, sopportiamo una vita piena di dolore, guerra dopo guerra, perdite su perdite. E ora ci privano delle nostre stesse case, lasciando solo polvere e cenere. Ma tu cerchi di cambiare le cose. Noi cerchiamo di cambiare le cose. Per me non è un fardello. Lo so, ma... Non dimenticarlo. Siamo qui perché Joshua ci ha donato una seconda occasione. E sarebbe veramente un peccato sprecare tale dono. Allora lo sanno. Infatti, lui era lì. Ah, ok. Non era un'illusione. L'ho sentito chiamare Ultima. Sì, avevo notato che aveva, vedete, preso in mano una piuma. Se Joshua è ancora vivo, allora cercherà quella cosa. Secondo te tornerà mai? Di sicuro. E noi dobbiamo essere pronti. Attenzione però, ragazzi. La piuma di Fenice. Chi gioca a Final Fantasy sa. Adesso vi spiego. A un mondo senza cristalli madre. A Sid. A Sid, devo dire che ancora non mi passa, ragazzi. Eccolo nel frattempo. Oh, ma sono diventati tutti dei figoni, eh? Sbaglio. Lui è Roxas, chiaramente. E così il nord è perso. Sapevo che la piaga si diffonde velocemente. Ma questo... Questo è molto peggio di quanto potessimo solo immaginare. È questione di tempo, i gemelli verranno inghiottiti. Il mondo sta marciando verso la sua fine, mentre noi brancoliamo alla cieca. Dimmi, fratello, sono vani questi sforzi? Ah, ma guardate che figata, ragazzi! Personaggi illustri, mappa geopolitica... Ma sto gioco c'ha tutto, ma come... Allora, se non ci avesse sta roba del vai lì, fammi il favoruccio, sarebbe un capolavoro incredibile. È allora, bello riconoscere il proprio posto nel mondo. Sì, qui poi l'elenco dettagliato degli eventi attuali, passati e legati alla storia. Ma che burro, ragazzi, che burro! Oh, vedete, ragazzi... Oh, cioè, sta roba è assurda, guardate! C'è tutto il legame dei personaggi, vedete, Arciduca e la Duchessa danno vita a Clive e alla Fenice. Però noi andiamo nel Notte delle Fiamme.
presunto morto. Straniero misterioso. Ah, dici presunto morto perché non è che abbiamo la prova provata che sia morto. Migliori amici, compagni di viaggio. Caccia, nemico giurato, ex amanti. E beh, oh raga, hanno fatto un lavoro clamoroso, veramente. Un lavoro clamoroso. Bene, ricordate con che velocità l'impero ha occupato il dominio dopo che Testa di Drago è caduta? E di quanto si sono infuriate le altre nazioni per non aver pensato prima a questa mossa? Mezzo secolo di indipendenza svanito a causa di un pazzo. Alla faccia dei loro trattati. Sua radiosità non ha resistito a terre prive della piaga e a un enorme rifornimento di cristalli. E adesso la Repubblica ha finalmente deciso di agire, usando la liberazione come scusa per dichiarare guerra a Sunbreak. Sono già schierati fuori dalle porte del dominio, col fine di sottomettere gli imperiali portandoli alla fame. E ora tutti gli occhi sono sullo stretto di Auta. Le due nazioni picchiano sugli scudi. Gli altri affilano i pugnali per accoltellare i vincitori esausti. Resteranno sorpresi. È ora di passare ai cristalli madre. Tra Ciclonia e Cineria restano 4 cristalli. Soffio di Drago a Ferralia. Zanna di Drago in Dalmechia. Torso di Drago in Walud. E Coda di Drago, qui nel dominio cristallino. Con il grosso dell'esercito repubblicano che è diretto a Sponde Gemelle, Zanna di Drago resterà esposto, probabilmente. È impossibile che Kukka non l'abbia previsto. E se questi ultimi 5 anni ci hanno insegnato qualcosa, è che ama tendere trappole. C'è un luogo, tuttavia, dove non si aspettano di vederci. Soffio di Drago. Siamo divisi da un bel tratto di mare. E non sono mai stato un ottimo nuotatore. Ho un contatto a Porto Isolde che potrebbe aiutarci. E chi sarebbe? Mio zio. Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield delle Sette Casate, il magnate del commercio con proprietà in oltre 100 città. Aspetta, Rosfield. E tu sei un Rosfield, ma certamente. Il cognome ha aiutato mio zio, ma è grazie all'ingegno che ha fatto fortuna. Oltre a una bella flotta di navi. Bene. È deciso, allora. Che cosa stiamo aspettando, Ci andiamo a prendere quindi il cristallo nelle terre di Sangue Ferreo. Loro non dovrebbero essere protetti da nessun Aegon, giusto? Però vedete, si aprono delle strade finalmente. Il bancone di Otto è aperto. Ora, ragazzi, mi sta venendo il dubbio. In questa puntata non vi metterò, diciamo, delle secondarie che ho fatto prima di venire qui. Cioè, tipo, quello aiutare Marta non è stato nient'altro che farci vedere che sta succedendo su il nostro vecchio territorio di Rosaria, dove, ricordate, nostra madre che è diventata la vice regina? Bene, come primissima cosa che ha fatto è stata quella di andare a rafforzare i provvedimenti contro i portatori, conducendo una vera e propria epurazione nei loro confronti. Ecco, Marta ne è uscita ferita, l'abate, vi ricordate, in quella chiesa è addirittura morto, perché sono morti tutti, però si sono ribellati a questi scudi neri, la divisione che ha creato nostra madre per epurare. Già, che stiamo aspettando? Che stiamo aspettando? E inoltre, ragazzi, inoltre ho fatto una missione secondaria, questa sì, perché vedete, quelli col punto esclamativo verde sono secondarie. Praticamente ho ripreso Ambrosia, perché Ambrosia, la nostra cavalcatura, il nostro chocobo bianco, vi ricordate? Era ancora vivo e sostanzialmente lo abbiamo aiutato e lui ha deciso di venire con noi.
Sarà saggio lasciare indietro Gav. Non sembrava felice. Mi servono i suoi occhi e il suo naso a Dalmechia. Non voglio che Cucca ci sorprenda. Inoltre, ha un talento per quelle cose. Indubbiamente. E poi non era Sid quello che diceva che queste cose è meglio lasciarle ai dominanti? Soprattutto se una delle sue amate opportunità di crescere e cambiare dovesse presentarsi. Ho sempre saputo che un giorno sarei tornata. Tornata a Ferralia. Per cosa? Scoperta la verità, tu hai potuto affrontare il passato. Se ho intenzione di continuare al tuo fianco, dovrò fare lo stesso. Lo affronteremo insieme allora. Fino alla fine. Juve. Storia di un grande. A proposito di grande amore, a me piace un sacco Jill, devo dire. Bel personaggio, però forse sta un passo indietro rispetto a Clive in questo momento. Però è vero, andando. Fin dove credi si estenda l'influenza di tua madre? Troveremo la stessa tragedia a sud come al rifugio di Marta. È probabile. Quindi sbrighiamoci. Ci sono altri insediamenti fino a Porto Isolde. Visiteremo i villaggi e ascolteremo i racconti. Partendo da Amber. Andiamo, corri, ragazzi! Come vento. Al galoppo della nostra Ambrosia! Ma che razza di giustizia è mai questa? Lord Elwyn non avrebbe mai permesso cose del genere. Taci! Ci crederanno realisti. Jill, guarda. Eccoli, Rosaria, gli studi neri. Ha bisogno di essere epurata dall'onta che la infama, affinché ella possa risorgere dalle ceneri per accogliere una nuova alba. La divisione creata da nostra madre. Sarebbe un peccato punire soltanto voi come esempio, a causa delle trasgressioni di pochi altri. Ma certo, vostra signoria, avrete la nostra piena collaborazione. Che vogliono gli scudi neri da un villaggio così piccolo? Non si può nascondere un portatore qui. Allora sono qui per qualcos'altro. Clive, sangue. Ancora fresco. Mi era stato dato l'ordine di restare a casa. E non uscire. Gli scudi neri. Questi mo li scudisciamo, ragazzi. Voi sapete chi siamo, eppure osate sfoderare le vostre armi. Ebbene, vi dobbiamo ringraziare. Ci risparmierete la fatica di un interrogatorio. Vivere nell'oscurità così da epurare la notte e accogliere l'alba duratura. È a questo che sono votate le nostre spade. Bene. Dillo un'altra volta. Cala la notte e la vi mia guardia inizio. Un autentico scudo di Rosaria. Vero? Scudo nero. Come la morte, come quello che vedrete dopo il mio passaggio. Muori! Facilissimo, ragazzi. Ecco. Concedimi il tuono. Concedimi il tuono e concedimi la tua giustizia, Ramu. Quello non ci arriva. Abbatterò tutti loro con furiosissimo sdegno. Cedi. Bello, eh? In ottimo stile. Cedi. Dimmi ciò che voglio e morirai in fretta. Ah. Chi state cercando? Sì. Siete voi. Vi dobbiamo dare un messaggio.
Abbiamo trovato i vostri amici, i marchiati che avete liberato dai nostri campi. Vi stanno aspettando ad Auldil, i guardiani della fiamma. Mamma mia, atroce! I cancelli di Auldil. Sbrighiamoci. Oh cazzo. Quindi era tutta una messa in scena, ci volevano solo far perdere tempo. Meno male che ho preso Ambrosia, dai, andiamo, Ambro. Forza. Ambrogio o un certo langorino. Per il fondatore. No! Porca wacca. È crudissimo, raga. Io sono super stupito. Non dovrei arrivare a sto punto, però. Siete pazzi. Cioè, nostra madre è una persona veramente orribile. Questa è opera di mia madre. Vabbè, ma una che ha venduto il ma figlio. Perché mai dovrebbe? Non lo so. Perché sta fuori come non un balcone. Non l'ho mai capita, veramente. Ma questo... Oh, Clive. Ma arriverà il momento, ragazzi. Arriverà il momento che il conto verrà scoprirò presentato. Scoprirò quale follia la guida e vi porrò fine. Giusto. Dobbiamo andare. Sì. Non possiamo lasciarli qui così. Non lo faremo. Ma se gli scudi neri sono giunti così a sud, potrebbero essere già a Porto Isolde. Qui, ragazzi, ormai è un villaggio abbandonato, devastato. Il ponte di Buit è vicino. Ma l'impero non ci consentirà di raggiungere Rosalith. Rosalith, eh? Dicono che c'è il coprifuoco e poi non ci fanno tornare nelle nostre case. Ah sì? L'accesso alla capitale provinciale è limitato al personale dell'esercito. Devi tornare immediatamente a casa. Ah, come facciamo? Dove passiamo? Di qua? Sono rosariani. Ma questa è casa loro. Papà, ho tanta fame. Costa della seta. Lazarus. Guardate. Che cosa sarà successo qui? È stata mia madre. I nobili non avevano possibilità qui. Spero che a mio zio sia andata meglio. Allora, io avevo capito che a Porto Isolde fosse una zona dove ormai c'era accesso solamente per i ricchi. Ecco il cancello. A quanto pare non siamo gli unici a voler entrare. Che sta succedendo? Avevamo capito che comunque tanti poveri, diciamo, venivano respinti perché ormai... Fateci passare! Esatto, si cercava protezione. Abbiate pietà! Sono i cani della viceregina! Non potete ignorarci per sempre! Fateci entrare! O moriremo alle vostre porte! Meglio là fuori che qui dentro! Adesso sparite! Impicchiamo quei bastardi! I cristalli appartengono a tutti! Brutte figlie di puttana! Di sparire! Feccia! Tornatevene nel porcino! Ammazzeremo tutti sul posto! Trovateci! Impossibile entrare di nascosto. Troviamo un altro modo. Pensavo che si potesse ragionare con le guardie. Almeno corromperle. Sospetto che in quella folla lo pensassero tutti. È l'unico ingresso. Ufficialmente sì. Ma in realtà non lo è. Mio zio mi ha parlato di gallerie scavate dai nobili per recarsi in città senza dover camminare tra il volgo. Il Lazarus. Lì troveremo l'ingresso. Se lo dici tu, l'intero posto sembra abbandonato.
Per te è sicuro. Finché è abbandonato. Luce nell'oscurità. Credo che l'oscurità sia il fatto che... La buona notizia è che non abbiamo visto un solo scudo nero dopo Auldil. Forse hanno trovato chi stavano cercando. Fosse un posto prevalentemente riservato ai ricchi. Comunque non è... non se la passa bene, mo, al di là del fatto che magari oggi è un po' plumbeo. Però non mi sembra più il luogo luminoso d'un tempo. Non è abbandonato. Ehi, abbiamo ospiti! E questi pochi so. Scusate, ce ne andiamo subito. Questo sembra tipo il bandito del One Piece all'inizio, quando rompe le scatole a Shanks. Forse no. Io vado così, ragazzi. Mi piace iniziare alla grande i combattimenti. Poi non è detto che sia il modo giusto. Certo che se poi la telecamera assiste, Taxi driver, telecamera taxi driver. E poi la benedizione di Ramù cali su di voi. Giustizia cieca. No, ci vede benissimo questa giustizia. Vedete, si vanno a influenzare con l'energia. Viene condotta da un corpo all'altro. Conoscevo un solo uomo che combatteva così. Ed è morto da tempo. Forse è il momento che tu lo raggiunga. La benedizione della Fenice. Non può essere. No! Ero lì quando siete morto. È lui! Ascia gigante! Ma era morto! Perdonatemi, mio signore. Non sapevo chi foste. Non avete niente da temere da noi. Intanto ha ammazzato Sirac. Siete proprio voi. Ve lo ricordate? È così. Sir Wade. Wade! Potremmo parlare dentro. Immagini, ragazzi, anche quell'altro si è salvato. E quelli che non si sono sottomessi? Siamo scappati prima che l'impero ci punisse come modello, ma non siamo andati molto lontano. Poco più tardi ci siamo radunati e abbiamo formato i Guardiani della Fiamma. Ma ahimè, un pugno di scudi invecchiati non ha praticamente nessuna possibilità contro la forza di un potente impero. Però abbiamo fatto in modo che il loro soggiorno non fosse affatto piacevole. Tuttavia, ultimamente, siamo stati impegnati a cercare di tenere i pochi portatori del Ducato lontani dalle grinfie degli imperiali. Le epurazioni. Abbiamo visto che ne è stato ad Auldil. Già, a opera degli scudi neri e della loro signora. Parli di mia madre. Però non ha senso. Anche conoscendola quanto me. Sì, ha sempre odiato i portatori, ma non ignora l'elevato valore che hanno per il regno. Senza offesa, mio signore. Ma se non l'avete notato, a Lady Annabella non importa assolutamente nulla del regno. Le importa a malapena della sua stessa casa. E questo è diventato evidente dal massacro di Pozza Orientale. Inoltre, dopo aver dato un nuovo erede al Sacro Imperatore, l'ossessione che ha verso i portatori è solo aumentata. Il motivo è un mistero. Forse non può sopportare l'idea che qualcuno abbia il potere di sfidare il suo amato figlioletto. Suo figlio. Sir Wade, gli scudi neri sono partiti. Marciano in forze verso il ponte di Bewit.
Faremo così anche noi. Preparatevi! È il contingente principale. Se gli tagliamo la testa, forse... forse potremo impedire che quello che è accaduto al porto possa ripetersi altrove. Se non interverrò, le prossime vittime graveranno sulla mia coscienza. Anche noi abbiamo assistito ai crimini che coloro che osano definirsi scudi commettono per mia madre. Non possiamo più permetterlo. Dobbiamo fermare subito questa follia. È vitale. Perciò verremo con te. Per il prezioso bene di Rosaria. Speravo proprio che l'avreste detto. Molto bene. Se è quello che volete, io sarò onorato di combattere al vostro fianco. E noi al vostro. Allora, è chiaramente un gran bel colpo di scena, non lo metto in dubbio, però noi l'avevamo visto investito dalle fiamme. A meno che, essendo le fiamme di Fenice, non erano delle fiamme salvifiche, delle fiamme che non bruciavano, al contrario del Lord Comandante, che invece abbiamo avuto la certezza fosse morto. Se vi ricordate, e non so se ve l'ho mostrato perché ancora non ho montato quel video, wow, avevamo visto nei rapporti di quella ragazza nuova alla studio, ci segnava che era presunto morto, non avevamo la certezza, ecco che cosa significava. Questa però è un po' una deviazione rispetto alla nostra avventura, eh? Ci stanno facendo perdere tempo, sono bellissimi, e devo cosa dire. Cosa c'è ora? Belli. Vi ho già detto che... che? Abbiamo un messaggio per la vice regina, da parte dei guardiani della fiamma. Ah, quindi tu hai davvero il coraggio di dirmi che un misero paio di luridi vagabondi, una donna e un cane, pensano di fare qualcosa contro la forza degli scudi neri? Sì. Fatevi sotto! Ragazzi, guardate morite che bello. Morite voi e la vostra fiamma! Ok. Ti farò vedere il potere. Per Rosaria! Per Rosaria! Coereditato da un amico! Uccidi i nemici! Lo farà Ramu! La vostra sciocca rivoluzione finisce qui! La mia sciocca... ammazza quanto l'avevo mandato di lontano! Ragazzi, non c'è vendetta che sarà abbastanza per riportare indietro i nostri amici. Ma la potenza di cui siamo investiti dovremmo mettere al frutto e al servizio del popolo. Non so, sto di tutte cazzate. Infatti i combattimenti per me, ragazzi, sono di una difficoltà nell'interagire. Maledetta viverna. Dicevo, perché la musica parte a stecca, mentre nelle orecchie mi devasta proprio. Scusate se quando ci sono i combattimenti solitamente abbasso un po' l'audio. Si sente la differenza netta, però... amici miei, è un po' così, è un po' così. Un nobile tentativo, davvero, ma assolutamente inutile. Tutto questo non fa che dimostrare la nostra teoria, che questo dannato regno ha necessariamente bisogno di un'epurazione. Scendi, va, fatti vedere. Cavaliere delle tenebre, perpetui addirittura. Bello, bello, mi sei piaciuto, ragazzi. Io in questi combattimenti solitamente mi metto lì a sbagliardare, quindi quando li monto mi viene da tagliare dei pezzi, quindi mi dispiace se per chi vuole vedere delle azioni spettacolari e tutto, però è una deformazione professionale rispetto all'altro tipo di lavoro, vedete, se parlo troppo me deconcentro. Però allo stesso tempo, se non parlo per niente non è intrattenitivo, e poi... devi un po' ripetere sempre le stesse azioni in questo combattimento. Ok, dobbiamo stunnarlo. Eccolo, credo che ce l'abbiamo fatta. Lo buttiamo giù. E poi repeat. È un po' così. No, te ne sei andato nel momento migliore. Del sacro tuono. E poi, se vi ricordate, anche lo stesso Sid. Ah, sempre con pianto Sid. Mamma mia, quanto mi dispiace, ragazzi. Ha utilizzato il suo fulmine per buttarli giù, vi ricordate, contro quel dragon. Dragon che comunque, ragazzi, dovrebbero replicare lo stile dei draghi nel combattimento. Questo qua non replica proprio un bel niente. A parte l'estinguersi. Ok, sono stato bravo. Diciamo, ecco, adesso che mi prenderò qualche pausetta in più per rendervi il gioco, diciamo, un po' più scorrevole, un po' più approfondito, magari
ci saranno anche momenti un po' più interessanti nel combattimento, perché ci arriva un sacco stanco. Non vedo nessun altro. Metti gli occhiali. Nemmeno io. Ha funzionato. Ha funzionato, cazzo. Ecco, due, c'ho tre icon dentro. Abbiamo spedito dritto nel fango fino all'ultimo di quei bastardi. Mio signore, forse questo basterà a fermare le epurazioni. Beh, per il momento almeno. Forse. Anche se mia madre non la prenderà bene. Si muoverà in fretta per riempire i ranghi dei suoi seguaci. E poi ricomincerà da capo. Spesso mi chiedo se la nazione di un tempo sia ormai morta. I campi muoiono. Il popolo è affamato. Noi combattiamo per preservare la fiamma, ma per ogni nemico che abbattiamo ne arriva sempre un altro. Ciò nonostante, resta la nostra patria. Quindi ci batteremo per lei. È sempre stato così. E sempre lo sarà. Finché la fiamma della Fenice arderà ancora nei nostri cuori, il Ducato non morirà. I suoi sudditi continueranno a sognare il giorno in cui lo standardo rosariano svetterà di nuovo su Rosalith. Serui, Dio. Dite di ritirarci a Porto Isolde prima che la guarnigione mandi rinforzi. Ottima strategia, mio signore. Però avevamo un altro obiettivo. Da quanto tempo mio zio finanzia le operazioni tue e dei tuoi compagni? Fin dall'inizio. Lord Byron è il primo a cui mi sono rivolto dopo aver fondato i Guardiani. E se avessi saputo di questa galleria, non avrei rischiato di essere impiccato per aver provato a sgattaiolare oltre le mura. Mentre una richiesta ufficiale di udienza sarebbe sembrata sospetta. Bisogna cercare di mantenere le apparenze. Se la vice regina dovesse venire a sapere del coinvolgimento di Lord Byron, gli sequestrerebbe la tenuta e lo giustizierebbe. E non potrebbe più aiutare nessuno. Quindi, anche se ne è alquanto disgustato, recita ancora la parte del Lord Reale, sapendo che una mossa falsa significherebbe la sua rovina. Per questo motivo lui resta sempre vigile. Non stupitevi se vi rifiuterà udienza, visto che siete notoriamente morto. Dovrò trovare il modo di dimostrargli che non sono uno spettro o un truffatore. Per il truffatore ho qualcosa che può aiutarvi. È il simbolo dei guardiani. Mostratelo. Oh ragazzi, cacchiarola, però è sempre uguale sta parte. È il sigillo, ma ora ve lo faccio vedere. La lama bruciata da Wade, va bene. No, ci sta quello che... Assicuratevi di farlo. Non voglio che i miei vi attacchino ancora. Solo se lo meritate. Se Sir Tyler fosse qui per vedervi. O il Lord Comandante. Allora Tyler è morto, vedi. O... Grazie, Sir Wade. Se dovesse servirti qualcosa. Lo so. Non mi chiama. Andate, mio signore. Vabbè, ragazzi. Cioè, scusate, ma purtroppo cioè, sta cosa non mi va giù. Voi fatemi sapere anche sotto nei commenti che ne pensate. Cioè, l'ho anche letta in praticamente tutte le recensioni, che c'è questa roba del ritmo che cala vertiginosamente. Questi, anche vedete come... Cioè, c'è questi dialoghi, no? Sono dritti per dritti. Non sono i dialoghi fighi come possono essere questi qui molto adesso. Accogliente. Crederanno al fatto che siamo chi diciamo di essere. No, ne dubito. Basta gli fai vedere la fiamma. No? Fiamma qualcosa. Gli scarponi della guerra. Chi è che sta camminando? Mi vibra pure il pad. Probabilmente per mio zio saremo impostori che vogliono derubarlo. E vorrà impiccarci di persona. Vediamo lo zio chi è. Immaginate la sorpresa quando mi è stato riferito che mio nipote era qui. Clive Rosfield è morto da molto tempo. E vi mozzerò la lingua per aver infangato il suo nome.
Osate forse prendermi in giro? Sono io, Sir Crandall di Camelot, leale servitore di Sua Serenità, Santa Sibyl, la Scalza. Madu, vile stregone, per i tuoi crimini contro la Chiesa e la Corona, mi prenderò la tua testa! Maledetto, bell'imbusto, pomposo, anche da morto. Devi continuare ad affliggermi. Molto bene. Aprirò i portali degli inferi affinché tu possa sprofondarvi nuovamente. Esatto, quello che vi stavo dicendo poco prima. Complimenti, zio. Sei ancora il miglior Madu dei gemelli. Oh, Clive, mio caro ragazzo, sei davvero tu. Hai sempre amato quella scena tratta dalla Santa il Dissidente. Volevi sempre interpretare Sir Crandall. Devo chiederti un favore, zio Byron. Rutherford, avverti subito le cucine. Abbiamo degli ospiti. Ceneremo immediatamente. Ma, zio... Non vorrai condividere con me il racconto della tua miracolosa sopravvivenza a stomaco vuoto? Forza, sedetevi. E tira fuori il servizio buono, Rutherford. Quindi siete arrivati tardi a una delle sue epurazioni. Divenuta viceregina, Annabella è stata una costante spina nel fianco per tutti a Rosaria. Ma queste atrocità non sono accettabili. È cambiato qualcosa. Che cosa non ne ho idea, ma... La donna che conoscevamo non c'è più. È diventata un mostro. Un mostro? Nel bene e nel male mi hanno affidato il governo di questa città. Quindi devo mantenere un'illusione di obbedienza. È il massimo che posso fare per aiutare Wade e la sua banda. Abbiamo saputo. Hai rischiato per Rosaria. La nostra nazione ti sarà debitrice. Sono passati 20 anni, Clive. La nazione che tuo padre e gli antenati volevano difendere non esiste più. Se avessi avuto più coraggio, sarebbe diverso. Va bene, se quello che ti occorre è una nave, allora avrai una nave. Ho giusto una galea attraccata in porto e già scaricata. Posso prepararla nel giro di qualche settimana. Quindi ci credete? A ogni cosa? Credervi? Ha! Per credere anche solo alla metà di ciò che dite dovrei essere uno sciocco. Ma fino a stasera solamente uno sciocco avrebbe potuto credere che mio nipote fosse ancora vivo. Inoltre, so da fonte certa che Clive sta dicendo la verità. Quale fonte? La tua, naturalmente. Sei sempre stato un pessimo bugiardo. Ma è vero. Beh, non posso negarlo. Ma non aggiungiamo altro, non vorrei soffermarmi troppo sul punto debole di mio nipote. In effetti, però, ci sarebbe una cosa a cui ho difficoltà a credere, e cioè che tu sia Sid. Sei sempre stato un bravo ragazzo, ma ora sei diventato un fuorilegge. E questo, di conseguenza, fa di me lo zio di un fuorilegge. Bene,
Quale villaggio vogliamo razziare? Rutherford, portami subito la mia sciabola! Sarà molto divertente! Bella nave, non pensi? Una volta pronta, ci porterà oltre il Mar Ribollente fino a Drustanus in soli 3 giorni. Qualcosa ti turba? Mostri. Quando servivo il Regno di Ferro, lo facevo perché non avevo altra scelta. Visto che non reagivo, iniziarono a ricattarmi, minacciando altre persone. Così divenni la loro marionetta. Lasciai che mi manovrassero, dicendomi che non era la mia mano a brandire la spada, ma la loro. Decisi di fuggire dalla verità per non provare il dolore che comportava. E a poco, non provai più nessun sentimento. Ero diventata un mostro. Jill. Non voglio essere un mostro, Clive. Lo capisci? Voglio scegliere una strada diversa, una strada migliore. Vivere alle mie condizioni. Ma prima di poterlo fare, devo riuscire ad accettare il mio passato. Quando lo farai, io sarò al tuo fianco, come hai fatto tu con me. Grazie, Clive. Devo espiare i miei peccati. Solo allora, finito tutto, quel mostro scomparirà. Però non dovrai morire insieme a lui. Ora dormiamo un po'. Ben umira lontana e c'è molto da raccontare agli altri. Un paese di mostri. Eh sì, stiamo andando. Solo il fondatore sa che ci aspetta nel Regno di Ferro. Ma Vivian può darci un'ipotesi ragionata. Come sai, il Regno di Ferro governa le isole a ovest di Ciclonia. O meglio, è la sua chiesa a farlo. Ma non si tratta dell'approccio pragmatico della religione di Stato usata dal Sacro Impero per manipolare le masse. No. Il Regno di Ferro è l'incarnazione stessa dell'ortodossia dei cristalli. Quindi, se si vuole comprendere, si deve iniziare da lì. Come implica il nome, l'ortodossia considera sacri i cristalli madre e non vede di buon occhio che dei pagani saccheggino i loro oggetti di culto per riempire di nozze e accendere lampade con frivole manifestazioni di magia. Invece, per i fedeli, l'etere è una cosa peccaminosa. Una sorta di veleno. Un dominante è considerato uno strumento del male, nonostante si siano dimostrati felici di usarli contro i loro nemici.
Circa 80 anni fa, nella Ciclonia settentrionale, crollò l'occhio di drago. Poco dopo, in cerca di etere e con la piaga alle proprie spalle, i territori settentrionali piombarono sul Granducato di Rosaria. Quando gli scudi della fiamma marciarono per respingerli, il Regno di Ferro vide un'opportunità. Pochi giorni dopo, i crociati sbarcarono sull'isola del Monte Drustanus, sede del Soffio di Drago, e non fecero altro che strapparlo al Ducato. Rosaria provò a reclamarlo, naturalmente, ma senza successo. Da quando sei in vita, solo pochi uomini del Ducato hanno messo piede sulle sue coste. E dubito lo faranno sotto la gestione dell'impero. Per cui i Sangue Ferreo si terranno l'isola. E con essa il punto d'appoggio che serve a marciare sul continente, in attesa che se ne presenti la prima occasione. Ah, quindi, diciamo, non c'era più la contesa, era proprio già dei Sangue Ferreo. Per i Sangue Ferreo il cristallo madre è un oggetto di venerazione, nonché il loro accesso al continente, il che rende Drustanus il più sacro dei luoghi sacri, dal quale un giorno la crociata dell'ortodossia salperà per reclamare i cristalli madre rimasti o morire provandoci. Mio padre e prima mio nonno combatterono coi Sangue Ferreo per controllare Soffio di Drago. Se a Porta Fenice fosse andata diversamente, avremmo inviato la nostra intera flotta. Ma purtroppo hanno inviato loro la flotta a Rosaria, saccheggiato la capitale, ucciso gli uomini e catturato le donne, compresa Jill. Saresti giustificato se fossi in cerca di un po' di vendetta, Clive. Voglio solo distruggere il cristallo madre. Ma grazie lo stesso. Vabbè, non mi resta molto da fare. Vediamo se Jill è pronta. È la grande sliding door della storia, perché, cioè, chissà che sarebbe successo con il favore degli antenati e col potere di Fenice. Noi saremmo stati lo scudo di Joshua nella battaglia contro i Sangue Ferreo, e invece no, è andato tutto un po' a schifio. Sei pronta? Credo di sì. Jill, quando parlavi di fare i conti col tuo passato, non alludevi a distruggere Soffio di Drago, vero? No. Pensavo a Imran, il leader degli ortodossi dei cristalli. L'uomo che mi ha costretto a fare quelle cose orribili. Io lo ucciderò. Devo farlo per lasciarmi il passato alle spalle. Mi serve per andare avanti. E so che posso farcela. Se sarai al mio fianco. Sempre. E io sarò sempre al tuo. Distruggeremo quel cristallo madre. E Sid ci guarderà. Sarà orgoglioso di noi.